Oggi parliamo dei benefici del magnesio. Perché è importante assumere la giusta quantità di magnesio ogni giorno tramite il cibo che introduciamo, non per forza tramite integratori. Il magnesio è il secondo minerale più importante per il nostro corpo umano e soprattutto d'estate vi accorgerete che la carenza di magnesio può dare dei sintomi e delle problematiche di cui ci si accorge in particolar modo, come i crampi muscolari, per esempio. Allora, vediamo un pochettino, il magnesio a cosa serve essenzialmente nel corpo umano e come capire se siamo carenti. Innanzitutto, non possiamo utilizzare gli esami del sangue per capire se siamo carenti di magnesio, perché il 99% del magnesio si trova all'interno della cellula. Circa il 90% del magnesio lo troviamo nelle ossa e nei muscoli, infatti è importantissimo per la salute delle ossa e per il nostro tono muscolare. Se non abbiamo abbastanza magnesio, ci sentiamo stanchi e privi di energia. Infatti il magnesio è fondamentale per la produzione di energia nella cellula, quindi per la produzione di ATP. È importante per l'equilibrio elettrico della cellula perché tiene basso il sodio, tiene basso il calcio e aumenta il potassio all'interno della cellula. Ecco, vi faccio vedere un breve riassunto delle cose che vi ho detto finora. Ed è anche importantissimo, quindi oltre che per la produzione di ATP, quindi dell'energia dalla cellula, anche per la riparazione del nostro DNA cellulare. E allora, se noi non abbiamo abbastanza magnesio, non ci sentiamo energie, non ci sentiamo abbastanza carichi di energie. E quanto magnesio bisognerebbe assumere al giorno? La dose giornaliera raccomandata è circa tra i 300 mg e i 420 mg. Se introduciamo la giusta quantità di magnesio, eviteremo diversi disturbi, soprattutto d'estate. Per quanto riguarda lo stress e il sonno, il magnesio è importantissimo, dà ottimi benefici e una carenza di magnesio invece ci può far sentire un po' stressati a livello di sistema nervoso e appunto dormiamo sicuramente meno bene se non assumiamo abbastanza magnesio. Quindi il primo punto dei benefici del magnesio riguarda lo stress e il sonno. Poi, secondo punto, crampi muscolari. Ecco, riduce il rischio di avere crampi muscolari e aiuta il nostro tono muscolare, quindi è importantissimo. Poi, come vi dicevo, combatte l'osteoporosi perché aiuta la salute delle nostre ossa. Un altro punto interessante è quello per cui riduce la costipazione, quindi chi soffre di stitichezza è importante che assuma la giusta quantità di magnesio. Poi altri due punti che vi faccio vedere riguardano la regolazione del ritmo del cuore e è interessante in questo caso che aiuta anche nel discorso pressione, quindi per chi soffre di pressione alta. E una curiosità che forse sanno in poche persone, aiuta le persone che sono soggette a una problematica che si chiama insulinoresistenza. Quindi è molto importante. Altra cosa, riduce anche i mal di testa. Ma ecco, come fare ad accorgerci se siamo carenti di magnesio? Quindi dicevo, dalle analisi del sangue non si può rilevare, ma se abbiamo disturbi in queste aree, sicuramente possiamo provare ad assumere più magnesio, in primis come tramite l'alimentazione. Vegetali a foglia verde. I vegetali a foglia verde sono la prima fonte di magnesio, quindi non fateveli mancare e non siate scaredi
scarsi, ecco, con i vegetali a foglia verde, quindi introduceteli abbondantemente nella vostra dieta e in più il magnesio si trova anche in altri alimenti come noci, uova, eccetera. Poi potete sempre ricorrere all'utilizzo di integratori se ritenete di avere bisogno, ecco, di un aiuto in più, ma fondamentale è l'alimentazione. Ma oltre ai vegetali a foglia verde, quindi bisogna anche stare attenti a non, invece, non consumare alcol, zuccheri e cibi raffinati, perché questi cibi riducono invece la quantità di magnesio. Quindi attenzione, pasta, pane raffinati, zuccheri e alcol, eliminiamoli, altrimenti rischiamo di avere carenze di magnesio. Quindi per questo video è tutto. Spero di esservi stata utile. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al mio canale e per informazioni su quello che faccio e consulenze, la mia mail è isabel.legrand@libero.it. Mi occupo di benessere psicofisico, di curare corpo, mente e anima, che sono le tre componenti fondamentali dell'essere umano. Buona serata a tutti.